se leggerò le domande che stanno arrivando anche dai colleghi. Delusione immensa, come commentiamo questa partita? Eh sì, per forza, veniamo eliminati così, una partita dove è vero che loro hanno avuto, diciamo così, un po' il predominio nel palleggio, però noi abbiamo avuto le nostre occasioni per poter fare almeno gol, poi lo subiamo su un tiro deviato al limite dell'area, diciamo che non siamo stati né bravi né fortunati e per tanti motivi non ce la siamo potuta giocare fino in fondo questa partita, però avevamo le carte in regola e le possibilità per comunque vincerla, l'abbiamo visto anche, o comunque passare il turno, l'abbiamo visto anche in campo, abbiamo avuto due o tre occasioni importantissime nel secondo tempo per fare l'1-0 e non siamo riusciti a farlo. La squadra secondo lei ha fatto la partita che aveva in testa? Sì, con tutte le situazioni che avevamo di giocatori indisponibili a mezzo servizio, a un terzo di servizio, sì, molto disciplinati, con delle situazioni da sfruttare. Abbiamo avuto diverse occasioni anche sulle palle native, non si è riusciti a colpire bene, l'abbiamo presa quasi sempre noi, però purtroppo la palla bisogna buttarla dentro. E proprio davanti avete pagato qualche assenza di troppo? Il nostro giocatore, il nostro attaccante che ha fatto più gol era a mezzo servizio, Casiraghi è uno di quelli che poteva fare 10 minuti, sono due giocatori importanti per noi, Fischnaller nella rifinitura ha avuto un problemino muscolare, Petrella idem, per cui si aggiunge a Turchetta che è lungo degente, è un reparto dove noi abbiamo fatto, dove oggi purtroppo avevamo parecchie defezioni, dove comunque ha fatto bene Romero a reggere da solo là davanti e Rover si è creato quelle occasioni che è capace di crearsi e oggi purtroppo però non è riuscito a concretizzarle. Qual è il bilancio generale che lei traccia complessivamente? Ma della stagione positivo, purtroppo di questa partita sicuramente no, era una partita particolare, speravo di potermela giocare in modo diverso, invece purtroppo non è stato così. Grazie.